quando hai vissuto una vita lottando e alla fine vinci, non ti resta che riposare finalmente in pace con te stessa e con il mondo. Non combatti più, non ti sembra vero. Speri solo che quella pace duri fino alla fine dei tuoi giorni. Ti rimangono i ricordi, quelli forti, coraggiosi, che per un attimo possono toglierti il sorriso, ma tu sai che il sorriso ti ha sempre aiutato a vincere le battaglie che la vita ti ha messo sulla strada. Le donne sorridono molto spesso per proteggersi, per non piangersi addosso, per non farsi commiserare dalla gente, per non farsi sopraffare dal dolore, per non dover dare spiegazioni. Sorridono alla vita, ai propri sogni, anche se infranti. Sorridono perché non hanno mai perso la speranza, nonostante tutto. Sorridono per vivere, per non dimenticare quello che vivendo hanno imparato, cioè vedere le cose in modo diverso, a vederle spesso per come sono realmente. Sorridono perché la sofferenza alla fine è stata insegnamento di vita. Nulla apre gli occhi come il tempo e le esperienze sofferte che fanno male, anche quando le ricordi, ma fanno crescere, fanno riflettere, fanno cambiare. Importante è non abbassare mai la testa di fronte al dolore, non abbassarsi mai per nessuno, ma combattere per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissata, almeno per provarci. Il 10 maggio 1933 è una delle date più plumbe della storia della cultura europea. In varie città della Germania, il nazismo, giunto al potere da alcuni mesi, organizzava giganteschi roghi di libri, svuotando le biblioteche delle principali città universitarie tedesche. Senz'altro, il più vasto e pianificato incendio di libri della storia contemporanea. Un disastro inspiegabile. Bruciare libri significa bruciare l'uomo e la storia. Bruciare il nostro passato ci impedisce di capire il presente e ci toglie la possibilità di programmare il futuro. Anna nasce il 20 maggio del 1933 ad Aquileia, Udine, in terra friuliana d'Italia, vicino al mare. Ma l'Italia si trovava in pieno regime fascista. Per sconfiggere l'orrore del rogo dei libri avvenuto nel suo anno di nascita, Anna, da accanita lettrice, mi chiede oggi di scrivere la sua vita, un libro che racconta tre generazioni di storie vissute, di un'Italia repressa dalla miseria di gente che lotta per sopravvivere, fino a oggi, tempo che lei definisce il benessere finale. Anna si augura che le nuove generazioni siano in grado di mantenere questo benessere di pace, per non disonorare chi è morto per la libertà. Le persone dimenticano, soprattutto i giovani, che non hanno vissuto questa parte di storia. Ho deciso di scrivere questa storia perché è un debole per le persone che hanno cicatrici nascoste dietro un sorriso e sono di conseguenza portatori sani di positività. Sono convinta che non è forte colui che non cade mai, ma lo è colui che dopo essere caduto si rialza e ricomincia anche quando il male è talmente forte che ti dà la spinta per riprendere a respirare.